Ciao, sono Francesca e oggi vi preparo l'apple crumble di mele. Per questa ricetta ci servono mele, del burro, zucchero di canna, cannella e farina. Come prima cosa sbucciamo le mele e le tagliamo a tocchetti non troppo sottili. Una volta preparate tutte le mele a tocchetti, aggiungiamo la cannella, un po' di zucchero, un cucchiaio di farina e poi con le mani mescoliamo il tutto, stando attenti di non rompere troppo le mele. Preparate le mele, nel frattempo andiamo avanti con il crumble. Per fare il crumble abbiamo bisogno di unire la farina allo zucchero e iniziare a dare una mescolata. Deve diventare un impasto omogeneo. Alla farina e zucchero dobbiamo aggiungere il burro. Lo abbiamo tenuto a temperatura ambiente in modo che sia abbastanza maneggiabile. Ne facciamo delle palline, dei piccoli pezzettini, tenendone da parte un pochino per imburrare la teglia quando avremo finito. Adesso un po' alla volta lo prendiamo e lo andiamo ad amalgamare insieme alla farina e allo zucchero, senza però lavorarlo troppo. Il risultato dovrebbe essere una sorta di farina polverosa, ma un po' alla volta. A questo punto abbiamo preparato anche il crumble e non ci resta che metterlo nella teglia. Ho scelto una teglia trasparente semplicemente perché mi piace servirlo a tavola direttamente da qui e quindi è bello che si veda l'insieme. Imburro. Finiamo con adagiare le mele sul fondo della teglia e ora, cercando di cospargerlo in modo abbastanza uniforme, appoggiamo il crumble. L'apple crumble è pronto, possiamo infornarlo a 180 gradi. Dopo 40 minuti potete sfornare l'apple crumble, lasciatelo intiepidire un attimo e poi impiattatelo con del gelato oppure della panna montata.